Da ora al 2026 all'ospedale Cosme Damiano di Pescia verranno spesi 14 milioni di euro per migliorare la struttura da un punto di vista sismico e statico, per comprare nuovi apparecchi, una risonanza magnetica, una TAC e un macchinario radiologico e per allestire 4 posti letto di terapia intensiva da attivare solo in emergenza. Ci saranno aggiustamenti anche per il pronto soccorso. I soldi arriveranno dal PNRR attraverso la Regione. Finanziare vuol dire non smantellare. Sì, non c'è dubbio. Nell'ambito delle politiche del PNRR, la Regione Toscana assieme all'azienda sanitaria ha individuato nella riqualificazione strutturale dell'ospedale di Pescia uno degli interventi più importanti della Regione. Qui a Pescia l'ospedale saranno investiti oltre 14 milioni di euro per una serie di interventi di riqualificazione, diciamo, della struttura, ma anche di rinnovamento del parco tecnologico, e questo servirà, diciamo, a proiettare nel futuro l'ospedale di Pescia e della Val di Nievole, migliorandone, diciamo, la funzionalità, l'accoglienza e anche innovando su alcune attrezzature, diciamo, di carattere tecnologico che sono fondamentali per garantire qualità e quantità dei servizi ai cittadini. Ci aspettano 3 anni di lavori importanti, diciamo, dentro l'ospedale, dovrà essere anche un percorso di confronto e di partecipazione con i professionisti, con i comitati di partecipazione a livello di zona, con le associazioni e con le organizzazioni sindacali e poi anche con un'adeguata informazione a tutta la popolazione. Qui c'è un po' di movimento che riguarda il reparto di maternità. Ma noi su questo intanto bisogna dire che rispetto al punto nascita noi abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo impegnati a fare quando è stata sospesa l'attività, insomma, sia rispetto al Ministero sia rispetto anche all'attivazione di procedure per reperire il personale. Il Ministero ancora non ci ha dato risposta rispetto alle istanze che abbiamo posto. Sul piano del personale non neghiamo che ci sono difficoltà nell'esperimento delle procedure concorsuali, ma ne saranno fatte di nuove, diciamo, anche nelle prossime settimane.